Mai più assemblea a vuoto, delibere nulle e morosi senza colpe. Era questo il senso della riforma sui condomini varata nel 2013 dal Parlamento. Però, dopo circa 70 anni dalla prima disciplina in materia, la nuova norma è stata già cambiata ben due volte, oltre che nel 2013 nello scorso dicembre. A che punto è la riforma? A due anni giusti dall'approvazione. Il nuovo codice prevede appunto la possibilità da parte degli utenti di controllare la gestione delle risorse finanziarie, prevede che prima di effettuare dei lavori di manutenzione l'ente sia dotato di un apposito fondo, prevede appunto la possibilità di avere a disposizione su un sito in internet i dati relativi alla gestione condominiale. Anche perché è una legge cruciale per la buona convivenza, soprattutto nelle grandi città, dove il 70% delle persone vive nei palazzi. Ma quali sono i punti ancora critici, le zone d'ombra giuridiche? Non si sa se l'amministratore dura in carica un anno, due anni o fino a revoca, ci sono delle perplessità in ordine alla pignorabilità del conto corrente, ci sono delle difficoltà applicative per il super condominio, appunto per i grandi stabili dove praticamente ci sono molte unità immobiliari, e ci sono delle conflittualità rispetto alle leggi speciali in materia. Pensiamo all'abbattimento delle barriere architettoniche, che prima poteva essere deciso attraverso la delibera di un terzo dei partecipanti, oggi servono la metà dei partecipanti.